Buon salve a tutti, buon pomeriggio e benvenuti in questa live molto improvvisata, molto a caso, perché mi sono trovato improvvisamente senza fare niente, che di solito non mi succede mai, a questo punto della giornata. Ma vabbè, mi sono fatto una bella, bella sessione di Fable. Sta andando avanti benissimo, anche se non so ancora come poterlo portare in live perché mi manca l'accrocchio. Quello che per acquisire l'immagine e portarlo, poi forse vediamo se riuscirò ad acquistarlo prima o poi. Allora, oggi voglio tentare una roba. Voglio riuscire a finire Dark Messiah prima che arrivi gente a casa, che stasera c'è gente a cena. Quindi vediamo. Manca, non so neanche quanto manca alla fine in realtà, però spero. Spero poco. Allora, innanzitutto preparo le ultime cose. Vediamo un po'. Sì. Ok. Dovesse. Sperando che non crashi troppo violentemente, troppo spesso. Se così dovesse essere, stacco e vado via. Non so neanche se ricaricherò questa live. Perché ovviamente tutto è improvvisato e non ho neanche messo green screen perché non avevo voglia. Ma è festa, è sabato, almeno per me sabato è festa, è di riposo. Vi faccio vedere cosa sto vedendo attualmente. Bene, fa piacere che voi lo vediate e invece da 10 me secoli. lo schermo è nero. Vabbè, devo riavviarlo. Vediamo un po', eh. Ok, devo anche riavviare il monitor. Non so perché faccia questa cosa ogni tanto. Vediamo un po' di sistemarlo, eh. Ok, dovrebbe anche tornarmi tutto allineato come prima. Non so perché ogni tanto quando apro Dark Messiah decide di non farmi vedere a me, ma Streamlabs comunque riesce a catturarlo. È misterioso e magico allo stesso tempo questa cosa. Ok, dovrebbe essere tutto quanto a posto. Mi sono sparite le icone. Ah, ok, è tornato tutto come dovrebbe essere. Riproviamoci per l'ennesima volta. Ok, adesso ci siamo. Vediamo un po'. Sì, molto bene. Ok, tolgo l'immaginina di lì, che adesso non ci sta a fare nulla, poverino. Anche lui si sta riposando oggi. Almeno lo spero. Sicuramente starà giocando a Zelda come un matto. Non mi ricordo neanche dove siamo rimasti, perché è passato veramente tanto tempo. Però mi lascia le cose a metà, mi rompe le palle. Darksiders, non so se avrò voglia di continuarlo in live. Perfetto. Si parte bene. Non so se avrò voglia di continuare in live, o quella è più una cosa che mi faccio la notte per. Invece così, invece il giorno, quando torno dal lavoro, mi fa un po' fatica. È ancora vivo? Mi fa un po' fatica a giocarlo, devo essere sincero. Preferisco giochi come The Vanishing of Ethan Carter o comunque dei Walking Simulator molto tranquilli, ma che mi ci diverto comunque tanto. Allora, quali erano i nostri obiettivi? Trova il teschio delle ombre e fuggi dalla cripta. Trova il gioiello della morte chiamato. No, ok, scusate. Sotto la tomba di colui che scatenò la guerra del sangue, trova la pietra del destino. Io ho chiamato nei muri della che trova la gemma. Ok. Trova il gemma della morte chiamato sotto la tomba di colui che scatenò la morte. C'è qualcosa con cui curarmi? No, però usiamo questo, dai. Ma sì, poi c'è anche questo. Oh, buon salve. Ok. Questi vanno uccisi per forza così, altrimenti. Non muoiono. Ho già provato, ma non funziona. Allora.
Dovremmo scendere. Sotto la tomba. Qui c'è una tomba. Vediamo. Ma avvelenato, lo sapevo. Queste cose ti sbrosciano in faccia e ti avvelenano anche. Andiamo. Dovrei anche averci l'antidoto. Eccolo qua. Ok. Meno male sono lente quelle creature. Vale. Merda. Non mi vomitare in faccia. Mi sto facendo male? Sì. Ok. Ho bisogno di una chiave. Qui dentro non c'è niente. Neanche qua. Ma quanti stanno arrivando? Allora, intanto che loro fanno. Salta! Maledetto te. Posso fare qualcosa o no? Che bei rumori! Allora. Non so se qui c'è qualche indizio per me, ma. Puttana. Che mi ha mancato. Mi sa che a prescindere devo ripulire la zona. Aia. Cadi a terra. Abua. Adesso mi sbroscia in faccia. Aia. Ok. Rottura di palle e si altro. Ok. Devo sbrigarmi prima che si rialzi. Ok. Ah, ma ok, non serve a nulla. Questi continuano a tornare come cristi. L'occhio della Vergine, l'artefatto del fato è qui vicino, sopra di noi. Ok.
stiamo allontanando dalla gemma. Torna indietro. Proviamoci. L'occhio della Vergine, l'artefatto del fato è qui vicino, sopra di noi. Devo scendere. Però perché metto non ci provare. Perché metto sopra di noi allora? Faccio a lasciarli perdere. Salta. Questi. Tre volte devo riequipaggiare lo scudo. Strano. Mi sento a disagio. Sollevarla è doloroso. Quelle sono armi malvagie, Sareth. Sono le armi dei Cavalieri del Drago, fanatici religiosi in combutta con il Settimo Drago al tempo in cui tentò di uccidere tuo padre. Stiamo allontanando dalla gemma. Torna indietro. Ok. No, ma avevo... non avevo salvato. Vabbè. L'occhio della Vergine. Ma tanto adesso la strada. Il fatto è qui vicino, sopra di noi.
Ok. Bella. Niente. Dai, che prima sei riuscito, cavaliere delle mie balle. Stiamo allontanando dalla gemma. Torna indietro. L'occhio della Vergine. L'artefatto del fato è qui vicino, sopra di noi. Ah, aspetta. I tuoi sorrenti. Sopra di noi dove? Ci stiamo allontanando dalla gemma. Torna indietro. L'occhio della Vergine. L'artefatto del fato è qui vicino. Sopra di noi. Ok, forse ho capito come arrivarci. Non crashare. Crash. Cavolo, sì. Sa mai. Ma come ci torno lì? Così. È un po' di rompere il gioco, eh. Fatti. Non ho antidoti. Saret, ti vedo. Salve. Che succede?
sotto la tomba. Non era qua la tomba. Sotto la tomba di colui che scatenò la guerra. Oppure con un profeta caduto. Movimenti. Bevo. Mamma mia. Ah, donna, le punte. Sotto la tomba di un profeta caduto. Che mi significa? Salta quando gli pare a lui. Niente. Ricadere è di una facilità disarmante. Sotto la tomba. Vuol dire tutto, come non vuol dire niente. Dio, buono, mi ha ripreso qualcosa. Vabbè, tanto adesso sappiamo dove andare. Dio, la visuale si era sfanculato. No, perché mi si sta sfanculando tutto? Ok, forse più in qua. Ok, perfetto.
Ma perché? Dai, orca troia. Saret. Ti vedo. Che succede? Dillo a me. Trova la gemma della vita chiamata il cuore della matrona con un profeta caduto. Vuol dire tutto, vuol dire niente. Proviamo a riscendere. Devo risalire. Non l'avevo fatto a salire altre volte. C'è anche rimasta la corda. Sono visto morto. Dai. Non so assolutamente cosa è appena successo. Ok. Antidoto. Mm.
sembrava acqua. Mi sembrava l'acqua, ma porca. No, tutto da capo. Giusto, mi dire, devo dire. Sì. Adesso. Mamma mia, sul gioco mi sta veramente rompendo il cazzo. Che è una cosa pazzesca. Sì, sai, ti sto vedendo. Che succede? Vai. Una... Quanto fa male questo? Era di qua. E qua. Devo scendere di qua. Eccolo lì. Ok, adesso con calma. Dove è la cotta di maglia? Eccola qua. Ok.
No! Non so cosa è successo, amico. Aspetta il mio scudo? Non è finita la mia padella? Così non c'ho più lo scudo nell'inventario? Oh, ma che è? Allora, come ci risale? Vabbè, facciamo proprio a fare così. Strano. Mi sento a disagio. Sollevarla è doloroso. Quelle sono armi malvagie, Sareth. Sono le armi dei Cavalieri del Drago, fanatici religiosi in combutta con il Settimo Drago al tempo in cui tentò di uccidere tuo padre. Sono preso, non era l'antidoto. No. Thank you.
calma, niente. Ok, ok, ora. Siamo vicini al gioiello della morte, l'anima della megera. Ecco da dove viene il freddo. Ho un brutto presentimento. Che palle che non ho più il mio scudo. Percepisco la presenza di un lurido verme venuto a spargere il suo fetore. Ok. Stavo più semplice del previsto. Volevi, non salvassi. Abbiamo anche 6 punti di abilità da vai, questo sarà molto utile. Ma te guarda questo figlio. Ok, contro le trappole. Sart, la gemma è dall'altra parte. Ritorno. Ah, ho salvato. No, 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 no.
No, lo schermo nero di nuovo. Completamente sfanculato tutto quanto, eh. Allora, passa l'avvelenamento. Saret, no, dall'altra parte. Ritorno. Perché essere così fastidioso sto gioco di merda? Ma neanche avvelenato, quindi per me è già un lusso questo. Un'altra gemma. Il cuore della matrona rappresenta la vita. Non preoccuparti, Saret. Puoi saltare finché tocchi l'acqua. La gemma è dall'altra parte. Non ho saltato abbastanza, si vede, vero? Poi mi devo decidere a salvare dopo questo punto, perché altrimenti ne chiappo sempre. Perché basta. Ma morici, non mi rompere il cagare il cazzo, te, madonna! Ah, Dio buoni! Fermi. Vai, almeno devo rifare 300.000 volte.
Ci siamo. Percepisco un'altra gemma. Il cuore della matrona rappresenta la vita. Non preoccuparti, Saret. Puoi saltare finché tocchi l'acqua. Farà uscita qui adesso. Ma ce l'è arrivato qui? Ah no, aspetta, giusto. Perché? Scusa. C'è un modo, La levetta, niente. Mali mortacci vostra, Ubisoft di merda. In realtà è colpa mia che sono incapace, quindi non ha neanche senso che mi metto a insultare. Scusami. O c'è una strada che non conosco, che è probabile. Salvo già che sono qui. Forse è uno di quei cancelli che ho visto qua sopra. Thank you.
Oddio, ma dove sono? Che bello! Mi sento a casa. Ok. Devono essere le gemme. Sono loro a fare questo. Il teschio è vicino ora. Senti il suo richiamo. L'ultima gemma, Saret, ci unisce. Oddio, sì! Riesci a sentirmi nelle tue vene come il fuoco? Oh sì, mio principe. Staremo insieme. Per sempre. No. Dai cazzo, e si vola. Un passaggio. Chiunque tu sia, sappi che hai profanato un luogo sacro al settimo drago, ad Asha e al mondo dei vivi. No! Via, via. Che schifo. Non ho modo di andarmene. No, amici, non ce la posso fare contro i ragni. Mi fanno troppo schifo. Non mi fa niente, niente. Vabbè, mia. Sono anche già avvelenato a poco. Ormai c'ho resistenza al veleno. Conquistato il teschio delle ombre, come era stato profetizzato. Se non ti dimostrerai degno, ti distruggerà. Io aspetto quel momento. Sì, ma come faccio a guarire? Oh. Poi gira male, mamma mia. Sono
Sono passati 1000 anni, Sareth, da quando il settimo drago ha bandito la nostra razza dalla faccia di Ashan. Per 10 secoli abbiamo atteso la nostra vendetta. Abbiamo atteso te. Tu sei l'eletto annunciato dal mago Sarshazar, il messia oscuro dell'antica profezia. Tu sei mio figlio, mio erede, messaggero di fuoco e di sangue. Siamo messi bene allora. La creatura che ti accompagna è tua. Usala come meglio credi. Ora prendi il teschio del mio antico nemico e distruggi la prigione che mi contiene. Questo, figlio mio, io ti ordino. E quando sarò libero, questo mondo e tutte le anime saranno nostri. Il teschio delle ombre non è per gente come te, demone. Il settimo drago non ha sacrificato se stesso perché una specie di demone bastardo potesse distruggere tutto il suo lavoro. Lo faccio per il bene di tutta Ashan. La profezia del messia oscuro termina qui. Fuoco nel vene o nelle vene, non lo so, eh. Svegliati, amore mio, mio principe, mio messia. Amore mio, mi senti? Che è successo? Arantir ti ha ucciso. Ho usato l'energia del teschio per resuscitarti. Mi sento diverso. Non mi sorprende. Siamo più uniti di prima e ora hai a disposizione alcuni dei miei poteri. Dov'è Arantir? È scappato col teschio. Dobbiamo fermarlo. Fermarlo? Io voglio ucciderlo. Ah, gli orchi hanno preso i tuoi averi. Ti credevano morto. Dimostriamogli che hanno fatto un piccolo errore. Bravo. Ma non fa più accedere a niente? Umano, cosa? Non preoccuparti per la coda. Dicevi tu... Mi sento debole. Sì, puoi usare i miei poteri, ma ti costerà. Devi stare attento a come li usi, mio principe. Gli altri potrebbero non fidarsi, non capire le tue intenzioni. Io capisco. Ma ti è piaciuto, vero? Sì. Ah, ma posso riprendere le armi, ok. Però voglio una spada. Chiuso. Che cazzo? No, i ragni no, vi prego. Non posso. Gli orchi hanno preso il mio zaino. Mi sento nudo senza le mie armi. Non c'è niente di male a sentirsi nudi, mio caro. L'ha ridetto. L'ha ridetto. Ah, brucia. È maledetta, ti dico. È impregnata di incantesimi contro la nostra razza. Perché? Va bene.
scudo non ne ho. Vabbè, mettiamoci queste. Poi, scusate, devo risolvere una roba strana che è successa. No. Ok, pensavo fosse crashato. Quindi adesso che sono qui, quasi un meccanismo da azionare, ma come e dove? Trova l'uscita e fuggi. Ecco. C'è una leva che non ho visto, no? Devo prima un'altra strada a questo punto. Cella, soprattutto. Guarda qui, non ci sono già passato. Eccolo lì, quello che volevo. Queste armi danno un fastidio alla visuale clamoroso. Ok. Cioè, il salto ha dei problemi, ve lo assicuro. Ma adesso che sono qui, amico mio? Ok. Ma sono tornato qui.
qua non c'è. Lo so, amica mia, anche io sono stanca. Ok, da qui, qui c'ero io. Sì. Quindi prima ho girato a destra, stolto e poi andare a sinistra. Quando c'è quella deviazione. Vediamo un po', eh. No. Ok, vediamo un po', eh. Mamma mia, che stress. Sono qui, eh. E riusciamo a salire a questo punto. Oh, buon salve signor Caccio. Per ora mi è crashato solo 3 volte. Quindi mi posso anche sentire fortunato, non pensa. Sì, è un piccolo record per il gioco comunque. Una volta mi è crashato 5 volte in 10 minuti, quindi. Anche se adesso ho scoperto un nuovo bug del gioco. Ovvero che se cambio scena nel mentre mi sta caricando la via del gioco, la scena su Twitch, dico, mi crash, mi si bugga il monitor, quindi devo spingere di avviare il monitor e mi si fottono tutte le icone dei vari monitor. Quindi sì, è una storia molto divertente. Anche il salto ormai non funziona più praticamente. Vedi? Non funziona più neanche il salto. Vero? Però una cosa è positiva. Posso diventare un demone adesso. Eh? Mi sento figo. E niente, torno qui ma non so più cosa fare. C'è una leva che non ho visto qua. Può darsi. Mi sono perso per l'ennesima volta, signor Caccio. Poi ho combattuto contro un sacco di ragni. Che schifo. Come sono riesco ad aprire? Non ho la chiave. Per ora sono gli schiaffi. Indietro.
Devo trovare il modo di scappare da qui. No! Porco demonio! Che paura! No, mi tocca rifare tutto sto pezzo. Il salto buggato. No! Lei come sta passando il suo sabato? Abbastanza tranquillamente? Dica il titolo immediatamente. Non lo conosco. Ha attirato la mia curiosità, di che parla? La mia strada deve essere l'acqua. Signor Caccia. Eccomi, mi perdoni, signor Caccio. Allora. Sono tornato a sto minchia di mulino. Cioè. No, mi sono incastrato. Tu sei un essere che combatte contro la polvere, almeno la descrivono così, e per fare ciò devi trovare determinati esseri che... Oh no! A fuoco! Ok. Determinati esseri... richiedono del suo aiuto. Tu letteralmente intendi loro in nanoforma e basta, il resto è molto spoilerino. Magari... faccio un pensierino. Detto così, hai già attirato molto la mia attenzione.
Allora. Oh, 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 oh. Va bene. Ma lo trovo su Steam. Perfetto, guarda, ora gli darò un occhio. Siccome c'aveva il video di Epic, siccome l'avevo dato gratis, ho deciso di dargli un occhiolino. Ah, ma Epic sta facendo un ottimo lavoro con tutti questi giochi in regalo che fanno al mese. No. Ho avuto una mezza idea. Fantastico. Comunque no, non potevo fare niente. Che è l'uscita? Trovo un'uscita e fuggi, ma 3 ore che giro intorno. Un passo.
Aspetta. No? Ma vero? Me lo sto chiedendo da circa mezz'ora pure io. Mi sto anche iniziando a rompere. Tu sai bene cosa. Oh, è 3 ore che giro intorno. Non ho ancora trovato niente. Le pelotas. Qui non c'è niente. C'è una soluzione per tutto questo. Vediamo un po' se lo trovo, eh. Fra, mi sono perso tantissimo. Allora, sono nella prigione sotterranea, no? Quella dove c'è anche l'acqua. Mi sono liberato, vabbè, questo lo sai già. E ho trovato anche le armi, cioè ho trovato il modo... Esatto, l'amico di Fiuccia. E ho anche trovato il modo di recuperare tutto il mio inventario. Se adesso mi dice trova l'uscita. Ma è 3 ore che sto girando su me stesso, ma non trovo niente. Niente. Dammi una mano, per favore. Sì, Fra è colui che mi salva sempre dalle situazioni spinose. Che non capisco il senso. Già per trovare, ti ricordi? A trovare tutte quelle gemme famose, ti ricordi? Ci ho messo una vita. Poi c'era una specie di boss che era questa necromante, mi sembra. Che era la necromante e... una megera, non mi ricordo. L'ho uccisa con 2 colpi. E torno. E lì sono qui. E lì sono qui. Ma porca. C'è qualcosa nel tunnel del ragno. Che mi sono perso. Anzi no, li voglio questi. Twitch, l'italiano usa N-word in parecchie parole. Non c'entriamo niente. Ok. Vabbè. C'è niente. Non è che devo dare fuoco. Ma non ha senso che io debba dare fuoco a tutto questo, no? Infatti. No, caccio, sono disperato. È 30 ore che giro. 30 ore. Non è che questi cadaveri hanno una chiave, no, vero? Sarebbe troppo bello. Ma ci fosse anche la tizia con me. No, c'ho la tizia dentro di me, no? Quella che vuole montarmi a tutte le ore. Però che non mi parla quando mi dovrebbe dare veramente una mano.
No, niente, non c'è. Bella la faccia, comunque molto graziosa. Fosse un marchingegno da muovere, ma niente. Chiamo un secondo aiuto. Vediamo un po' se riesco a reclutare anche lui. Risto veramente in crisi. È il capitolo 7. Sto veramente in crisi. Sono completamente bloccato su Dark Messiah. Non so come andare avanti. È 3 ore che mi giro intorno. Ti prego, vieni ad aiutare. È il capitolo 7. Quindi dovrei essere praticamente alla fine. Per quello che ho scritto nel titolo, lo finiamo. Ma se perdo tempo in queste situazioni qua. Salviamo perché poi non lo vuoi rifare. Dunque, questo gioco deve essere diventato stronzo con i level design. Pali che stanno... Aspetta, ma dici questi? No, non questi. Più avanti. Qua? O questi qua sono in cima? Ma non so se posso. Davanti alla porta con le barre.
Oh, aspetta. Hai ragione, caccio. Però non mi ci va. Caccio. Porca puttana, avevi ragione te. Ma porco demonio. Come perdere tempo inutilmente. Veramente. Aradrak morto. Tempio profanato. Oh, chi saranno? Strano rumore. Fermare qui. Ok. Rapido. E in dolore, oserei dire. Questo è ciò che accade quando dici agli orchi di proteggere il tuo tempio. Asha dovrebbe apparire più intelligente di così. Ah, sono anche duro. Vabbè, facciamo una cosa rapida in dolore. Cioè, in dolore per me. Cos'è sta roba? Ah, ok, non voglio perdere tempo qui. Andiamo avanti. Strano rumore. Non ora, basta. Comunque presumo che il capitolo 7 sia il penultimo. Che l'8 sia una specie di epilogo. Non lo so, questo presentimento. Pozioncina. Quella bestia è familiare. Un ciclope in cattività. Notevole. Probabilmente difende l'uscita. Faccio devo prendere, sì. Merda. No, ho finito il mana. Ok. No. Ah. Sto malissimo. Alzati. La via è qua. Non ho mana. Okay. Oh! Madonna, mi ha sfiorato. Quanto è duro però. Oh. Meh. Ho finito il mana. Vediamo un po'. Tre volte. Dai, tre volte in aperto. Mm.
Ce l'ho un arco? Succede? Ok, però abbiamo capito come attaccarlo. Tanto bello. Ah, è già qui. Sì, sì, distruggilo. Ma com'è? Un po' imprecisa l'hitbox, eh. Vabbè, non facciamogliene una colpa eccessiva. No, come? Forse però posso provare a buggargli intelligenza artificiale. Forse. No, non va, non va, no, perché? No, c'ero. Che è sta manina, onche? Ok. Hai ragione, però forse sono riuscito a fare le robe. Mi ha visto. No, merda. Però era giusta l'idea. Dai, avevo quasi buggata l'intelligenza artificiale. Niente. Adesso si... adesso iniziamo a teletrasportarsi. Sì, sì. Vabbè, dai, devo riniziarlo. Infatti. Oh, ci posso provare però, eh. Vediamo un po', eh. No, devo farlo dopo. Non mi ci passa. Cash. Thank you.
che a volte... Va bene. Devo essere molto preciso con la palla di fuoco, altrimenti ti rimbalza addosso e non mi faccio niente. Sì, sì. Vedi? Distruggilo. Aspetta un po'. Vediamo un po' se funziona. Aspetta, se funziona voglio un premio. Perché non si è rotto? No, dai, la persona no. Perché non cade più sta roba? Forse più indietro? Fermi. Riesco a rompere il gioco. No, non ci riesco. Madonna, ma... Quando dovrebbero fa... Andiamoci qui, curiamoci un secondo, che dice lei? Beh, devo dire che sono... Va bene. Sì.
Aspetta. Ale. Ah, come? È morto? Magnifico. Hai ucciso un ciclope. Che potenza. Fantastico, Saret. Sei davvero un degno erede di tuo padre. E un degno successore. Peccato che ne ho chiappate secche per un'ora, eh. Tu maledetta megera. Sei bagnato. Ma è tutto il giorno che si bagna, cioè tutto il gioco che si bagna per ogni cosa che faccio. Ma porca miseria, succedesse anche nella vita reale questa cosa. Aia. Ok, andiamo. Ne avevo abbastanza di tunnel orcheschi. Andiamo. Oh, 8 punti. Se sia possibile salire lassù. Ma certo che è possibile, signorina. Ti amo 3000. Allora, a poco, eh sì. Andiamo un po'. Ok. Ok, vediamo un po' se riesco a fare. Non ho salvato! Ne avevo abbastanza di tunnel orcheschi. Andiamo. Mi chiedo se sia possibile salire lassù. Meno male avevo salvato.
Vada lì come si paga oltre di suonare. È veramente fettente sto platforming, eh. No, lo stesso errore! Ne avevo abbastanza di tunnel orcheschi. Andiamo. Mi chiedo se sia possibile salire lassù. Ah, lo trovo il modo, lei non si preoccupi. Si è ribuggato tutto. Non mi va più su, ok. Finalmente, niente più orchi. Meglio così. Quando sarà il sovrano, dovremo fare qualcosa per questo posto. Un sovrano. Rinunciamo da qui. Certo, mio principe. Ma stiamo calmi però, eh. None. Via. Niente ragni. Ma è acqua quella là? No. Aspetta, ma io ho salvato. Abbastanza di tunnel orcheschi. Andiamo. Bene, direi che per oggi può bastare qui, visto che ho fame. E porco demonio. E porco demonio! Caccio! Caccio! Perché non ho salvato? Perché sono così deficiente? Ricordamelo anche tu, per favore. Ricordamelo. Grazie. Grazie. Mamma mia, che rabbia. Mamma... Scusa, eh. Facciamo un bel giochino insieme. Caro Caccio. Vai. Andiamo qua. Andiamo un po'. Allora, andiamo un po', eh. Ok. Com'è che si faceva? Così, allora, ci siamo? Dark Messia. No, quanto dura? Allora, innanzitutto. Ok. Quanti capitoli ci sono? Allora, innanzitutto. Vedi, è sempre colpa della Ubisoft. Ah, no, è pubblicazione che è lo sviluppo. Arcane Studio. Vediamo cosa.
Bioshock 2. Ma seria... Dishonored. Prey. Ciao, bentornata. Ma siamo seri? Hanno fatto... Si smette mai di imparare? Vediamo un po'. And Magic, quanti capitoli sono? Non voglio le soluzioni, voglio i capitoli. Nove capitoli. Vabbè, si fa. È tutto fattibile, no caccio? Basta. Direi che per stasera mi fermo qui, anche perché devo andare a pranzo, che alle 9 mi viene anche gente a casa. Quindi, grazie perché è stato qui. Grazie caccio per essere stato qui, per avermi aiutato e per avermi aiutato psicologicamente. Ti voglio un sacco bene. Ci vediamo lunedì al live delle 18.30 e quello delle 21.30. Ora sono molto stanco. E buona cena anche a lei, carissimo. E arrivederci. Ah, aspetta un po', che succede? Fammi un po' vedere. Ok. Ciao bello, ciao, alla prossima.